Un bel giorno mio marito disse, beh, quando i ragazzi cominciano a crescere non possiamo tenerli qualche mese su una spiaggia, dobbiamo cominciare a far vedere un po' di mondo. Quindi partiamo tutte e quattro a conquistare questo mondo. Prendeva l'aereo lui, per cui si andava dovunque in macchina, fino all'Inghilterra, fino al Vallo d'Adriano, quindi i ricordi sono di grandi macchinate, di grandi viaggi, però anche c'era molta allegria, molta, molta serenità, molto, molto relax, è una delle vere vacanze. You've done it all. Decideva, quasi sempre eravamo tutti d'accordo e poi lui organizzava, scriveva tutte le mete, i chilometri, faceva dei grandi progetti prima di partire con molto entusiasmo. Lui era un entusiasta di questi viaggi, anche io e anche i figli, penso, non so se adesso li vedono in modo diverso, ma insomma so che erano molto belli. Ma i mesi che seguono per Occorsio sono tutt'altro che sereni. A Roma, infatti, dopo 2 anni di indagini, si sta per aprire il processo per Piazza Fontana. All'inizio delle sue indagini egli aveva subito degli sviamenti, dei depistaggi da parte dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, da parte di funzionari che sono stati incriminati per depistaggio. Quando Vittorio Occorsio si è accorto che la pista vera era la pista delle versioni nere, della strage, di fascista, eversiva, legata al potere politico, legata ai servizi segreti, a una parte del potere politico democristiano, allora lo hanno cominciato ad isolare. Febbraio 1972, la prima udienza del processo per la strage di Piazza Fontana. Di fronte alle telecamere e ai fotografi, il giudice Vittorio Occorsio. Di fronte a lui, gli imputati. Tra gli altri, Valpreda, Gargamelli, Merlino. Il clima si fa subito incandescente. Occorsio sul banco dell'accusa e Valpreda sul banco degli imputati, uscì dalla bocca di Valpreda la parola boia. 31 marzo 1971. Vittorio Occorsio spicca mandato di cattura contro Clemente Graziani e altri appartenenti al movimento politico Ordine Nuovo. Indagato anche l'onorevole Sandro Saccucci, dell'MSI, già coinvolto nelle indagini sul golpe borghese dell'8 dicembre 1970, da cui poi verrà scagionato. A Palazzo di Giustizia il clima è sempre più pesante. L'ambiente che frequentavamo, il Palazzo di Giustizia, era, potremmo definirlo oggi, una specie di acquario pieno di squali. Squali colorati, in apparenza feroci, in apparenza mansueti, tutti pericolosissimi. 6 giugno 1973. Dopo 2 anni di indagini, inizia a Roma il processo contro Ordine Nuovo, accusato di ricostituzione del disciolto partito fascista. Il pubblico ministero Vittorio Occorsio è di nuovo nell'occhio del ciclone. Da una parte i giornali, con il suo nome di nuovo in prima pagina, dall'altra le tensioni a Palazzo di Giustizia e anche le prime minacce. L'Italia di quel periodo era l'intreccio temibile, inestricabile, assolutamente complesso di tutti i mali del paese: il golpe borghese, i servizi deviati, la destra ultra che si sentiva protetta e protagonista, alcune figure di giudici davvero eroici che, consapevoli di questi rischi, hanno accettato di incamminarsi verso un sentiero che poi li ha portati alla morte. 21 novembre 1973. Dopo 5 mesi di udienze, arriva la sentenza al processo contro Ordine Nuovo. Vengono condannati 30 ordinovisti, tra cui Clemente Graziani, Salvatore Francia, Elio Massagrande. 2 giorni dopo, il 23 novembre 1973, il Ministero dell'Interno scioglie per decreto il movimento politico Ordine Nuovo. I gruppi extraparlamentari di destra non la prendono bene. La mia reazione fu disdegno.
Ma non fu soltanto la mia reazione di sdegno. La reazione di chi si trovava comunque schierato su posizioni antisistema, anche perché uno scioglimento di questo tipo era oltretutto irrituale, perché non c'era stata una sentenza definitiva. E questo ci portò purtroppo alla violenza. Bisogna fare qualche cosa per fermarli. Noi siamo questo, non siamo quello che dicono loro. Prendiamo le distanze dal movimento sociale, dalla DC, dai santi, dalla bandiera, da tutto, dalle istituzioni. Signore, si spara. Follia. Era così. Grazie.